Città più tradizionali giapponesi. Oggi sono qui, ma domani sarò ad Osaka, quindi non perdetevi niente su questo video. Ristorante giapponese qui a Kyoto, me ne vado a farmi un bel massaggio, perché sì, finalmente è un giorno di vacanza. Farmi questo massaggio, ma prima di andare lì devo andare a comprare le candeline per Giuseppe, che fa 30 anni, fa 30 anni, quindi volendo quelle proprio con i numeri 3-0, adesso vado a cercarle, a fargli la sorpresa. Ok, ce l'ho fatta, ho preso le candeline in tempo. E ora vado al massage place, ma abbastanza correndo perché sto quasi in ritardo. Allora, ho appena finito il massaggio, non ho dormito ma stavo quasi, molto rilassante, adesso continua il mio percorso qui a Kyoto. Chiederete, è la prima volta che vengo qua? Ma assolutamente no! Ci sono stata 5-6 volte, forse pure di più, tra appunto viaggio così e lavoro. Quindi oggi andiamo a vedere soltanto Fushimi Naritaisha. Thank you.
Ma tu sei la sfiga incredibile. Oh mio Dio, non ci posso credere. L'unico che volevi. L'unico che volevo. Questi, guarda che carini. Le lanternine che si illuminavano erano dei ciondolini. Quello che avete visto da tutte le parti su internet è proprio qui. È di sera, quindi non si vede bene. Però, insomma, merita, dai. Allora, come stavo dicendo, ovviamente essendo di sera non è che si veda un granché, soprattutto nel video. Comunque, è un'esperienza un po' così, cioè questa sensazione di solitudine in mezzo alla natura, un po' mistica come esperienza. Dopo un'ora e mezza di treno siamo arrivati a Osaka e adesso si va finalmente in hotel. Si gela! E finalmente siamo arrivati in hotel. Dopo 300 milioni di ore, finalmente una vista. Oggi quindi sto ad Osaka e sto per andare in un posto molto interessante. Lo scoprirete tra poco. Thank you.
Studios Japan. Siamo qui nel mondo di Mario e dei Minion. Eccomi qua, ho comprato la fascetta per i capelli che sto usando un po' tipo bandana di... Ma che si chiamavano? Sesame Street, i famosissimi, li conosco solo per i biscotti, però sì, sono loro. Ed è anche reversible. Finalmente ci siamo fermati e abbiamo preso il nostro pranzo, che sarà un hamburger. Per la mia felicità, non la tua, vero? Dici bene, Giuseppe, dici proprio bene. Ok, allora abbiamo fatto qualche attrazione e adesso sono in fila per un churrito. E la fila è la fila di ogni attrazione. Eccolo, l'ho finalmente preso. Questa che vedete qua dietro di me è la fila per prendere questo churrito. È incredibile, vero? Che altro, questa è la versione natalizia, quindi starà qua per un periodo limitato. Lucky me. Universal Studios Japan Best Food. Buono, vero? Ci è piaciuto. Thank you.
a fare un po' freddo. È così che finisce questa giornata a Universal Studios Japan. È stata un'esperienza interessante da provare almeno una volta nella vita. Sono fatta anche il braccialettino con inciso il mio nome, molto carino. E Osaka è finito qua. È piaciuto questo viaggetto? Che ne pensate? E questo è tutto per oggi, ci vediamo nel prossimo vlog di Tokyo. Ciao!